È stato un processo differente e a rilento per le varie città d'Italia, ma alcuni ristoratori iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo mesi di chiusura forzata, incassi mancati e un grande lavoro di adattamento alle norme anti-Covid, piano piano anche il mondo della ristorazione si sta riprendendo. Non possiamo lamentarci, dai, sta andando abbastanza bene e abbiamo cominciato con gli asporti che funzionano. E piano piano, adesso diciamo che da quando ci hanno permesso di riaprire al pubblico, farlo venire a mangiare, e in 2 settimane già si vede la differenza, piano piano stanno tornando, e stanno prendendo fiducia su quello che è il locale e la sua sicurezza e quindi sta andando e cerchiamo di prendere fiducia piano piano con il cliente. Gli imprenditori hanno dovuto fare i conti con le distanze, guanti e mascherine e sanificazione, ma anche con le tasse da pagare e la riduzione di tavoli. In questo ristorante di Colli al Metauro, rispetto alla capienza del periodo pre-Covid, oggi è disponibile soltanto il 30-40% dei posti a sedere. Fortunatamente non abbiamo avuto problemi, manteniamo le distanze di sicurezza fra i tavoli, abbiamo disposto disinfettanti e gel un po' in tutto il locale, quindi non solo all'ingresso, abbiamo un ingresso e un'uscita distinti, menu usa e getta e anche il menu digitale, quindi la possibilità di avere il menu tramite il QR code su Facebook, e un esterno anche, quindi non abbiamo soltanto un ambiente interno ma anche un ambiente esterno, e quindi sì, ci siamo adattati bene. Nonostante le grandi difficoltà sia per i ristoratori che per i clienti, vista la grave crisi economica, si cerca di essere ottimisti e, come racconta Benedetta, si continua a puntare molto anche sulla vendita di cibo d'asporto. Un po' tutti i giorni di apertura, nel fine settimana sì, è un pochettino più concentrato, ma riusciamo bene. I nostri clienti arrivano, pagano, aspettano fuori e noi consegniamo a loro le pizze, quindi non ci sono assembramenti interni. Quindi, come diceva, manca soltanto ancora un po' più di fiducia. Un pochettino, che piano piano però abbiamo visto che ce la stiamo acquistando, sì.